Fate bene attenzione a questo video. Un uomo trova due persone sdraiate a letto e dice che non poteva crederci. Poi dice loro di alzarsi dal letto e spiegare cosa fosse. Il figlio poi dice che suo padre non ha mai prestato attenzione a sua moglie o a lui, ed è per questo che era successo. Un uomo era nel suo letto a occuparsi di alcuni affari quando sua moglie arrivò con un bicchiere e disse che l'aveva portato per festeggiare insieme. Poi gli dice di lasciare quei fogli e festeggiare con lei. Poi chiede se suo marito conosceva il motivo della celebrazione, ma lui dice di no. Poi dice che presto avrebbe detto all'uomo perché, ma lui le chiede di dirlo presto, perché era troppo occupato. Poi dice che avrebbe fatto qualcosa per ricordargli cosa stava succedendo. Poi gli chiede se si ricordava, ma lui dice di no. Poi dice che stavano festeggiando il giorno in cui si sono incontrati e poi l'uomo dice che ne era molto felice. Poi va a baciare sua moglie, ma proprio in quel momento riceve una chiamata. Quindi risponde al telefono e chiede all'altro uomo cosa sia successo. L'altro uomo poi saluta l'uomo e gli chiede se stava bene. L'uomo dice che stava bene, ma voleva sapere cosa fosse successo. L'altro uomo poi dice che si è verificato un problema durante l'installazione di una delle macchine dell'azienda e che era molto importante che l'uomo si recasse sul posto per risolvere il problema. L'altro uomo poi dice che si trattava di un'emergenza, ma l'uomo ha detto che non era disponibile a occuparsene quel pomeriggio. L'altro uomo poi dice che questo era un problema molto serio e che dovevano risolverlo, ma l'uomo dice che quel giorno non poteva. L'altro uomo poi dice che dal momento che l'uomo non stava chiamando la sua azienda, non si preoccuperebbe neanche di quello. In quel momento la donna, che era uscita dalla stanza, inizia a percorrere i corridoi e finisce per incontrare il figlio dell'uomo. Quindi iniziano a scambiarsi sguardi e sembrano essere molto interessati l'uno all'altra. Quindi inizia a camminare e il figlio dell'uomo inizia a guardare il corpo della donna mentre si allontana. Qualche tempo dopo, l'uomo stava uscendo di casa quando sua moglie gli chiese dove stesse andando vestito così. Ha poi detto che aveva bisogno di recarsi urgentemente presso la sua azienda, poiché gli avevano davvero bisogno del suo aiuto. La donna poi dice che non poteva andare perché aveva i suoi bisogni, ma l'uomo non risponde. Poi dice che non voleva festeggiare la loro giornata e che stava solo pensando al suo lavoro. L'uomo dice che ha lavorato così duramente per garantire una buona vita a sua moglie e che lei non doveva preoccuparsi di questo. Poi dice che l'uomo pensava solo al suo lavoro e non aveva tempo per lei, ma l'uomo promette che avrebbe risolto la questione e che sarebbe tornato presto a casa. Poi gli dice che potrebbe andare a risolvere il problema della sua azienda. Poi le chiede di capire cosa stava passando, ma lei ha detto che non avrebbe capito. Ha poi detto che purtroppo doveva andare al lavoro e poi se n'è andato. Vedendo ciò, il figlio dell'uomo va dalla donna e le dice di non preoccuparsi e che potrebbe bere la bevanda che aveva preparato. La donna poi ringrazia il ragazzo e dice che suo padre ha sempre fatto così e che non ha mai avuto tempo per la sua famiglia. Il figlio dell'uomo poi dice che aveva bisogno di calmarsi, perché tutto avrebbe funzionato, ma la donna ha detto che non poteva più sopportare quella situazione e avrebbe chiesto il divorzio. Poi dice che l'uomo era molto freddo con lei e che non aveva più tempo per lei. Qualche tempo dopo, la donna stava parlando con l'uomo. Ha detto che era stanca di quella situazione, perché l'uomo lavorava sempre e non aveva tempo per lei. Dice che l'uomo non l'ha apprezzata e che non l'ha più portata fuori e che non poteva avere la vita normale di una donna. L'uomo poi dice che sua moglie aveva bisogno di capire la sua situazione, ma lei ha detto che non avrebbe cercato di capire la parte dell'uomo. Poi le dice che dovrebbe capire che lui era l'unico in quella compagnia che capiva di quelle macchine e che doveva andare lì. Poi dice che le cose sarebbero andate meglio e che doveva solo essere paziente, ma lei ha detto che non lo avrebbe aspettato. Ha detto che l'uomo doveva avere un amante che stava usando il suo lavoro come scusa per seguirla. Dice che indossava sempre i vestiti migliori, ma che l'uomo non apprezzava la donna che aveva. Dice che ha provato di tutto per farsi notare dall'uomo, ma che ha sempre pensato prima al suo lavoro. Ha detto che non si sentiva apprezzata e che suo figlio ha fatto di più per lei di suo marito. Dice che le cose che le ha detto suo figlio l'hanno fatta sentire apprezzata. L'uomo poi le dice che aveva bisogno di calmarsi e che avrebbero parlato quando sarebbe tornato dal lavoro. Poi se ne va.
Questo rende la donna furiosa. Poi scende le scale di casa sua e va alla porta, ma a questo punto suo figlio dice che aveva bisogno di parlare con suo padre. L'uomo poi dice che non poteva parlare in quel momento, poiché aveva bisogno di andare al lavoro. Il ragazzo poi dice che non ha mai avuto tempo per la sua famiglia e che non apprezzava sua moglie. Ha detto che suo padre non si rendeva conto che sua moglie aveva bisogno di lui. L'uomo poi dice che suo figlio si lamentava del fatto che lavorasse sempre, ma che se non lavorasse nessuno pagherebbe per l'istruzione di suo figlio. Ha detto che se non avesse lavorato, la matrigna di suo figlio non avrebbe avuto le cose che le piace comprare. Poi dice che se suo figlio voleva che portasse fuori la donna così tanto che avrebbe dovuto farlo e dice a suo figlio di portare sua moglie fuori a cena o altro. Il ragazzo non sa cosa dire e così l'uomo dice che avrebbe dovuto portare fuori la donna e che i soldi erano lì per lui per spendere quello che voleva. Poi dice che non voleva più essere disturbato da quello e se ne va. Questo rende il ragazzo molto felice e poi la donna inizia a scendere le scale. Il ragazzo va da lei e le dice che non aveva bisogno di piangere e poi la aiuta a sedersi sul divano. Le chiede se voleva qualcosa da bere, ma lei dice di no, perché era semplicemente troppo arrabbiata. Il ragazzo poi dice che lei non poteva restare così, perché era una donna molto bella e che qualsiasi uomo avrebbe voluto starle accanto. Disse che era molto bella, ma la donna disse che non poteva credere alle cose che le diceva il ragazzo, perché suo marito non l'apprezzava più. Dice che non riusciva più a sentirsi a suo agio con il suo corpo, perché l'uomo non la voleva intorno e questo le faceva non credere alle lodi del ragazzo. Il ragazzo poi dice che aveva bisogno di calmarsi e che sarebbe andato tutto bene. Poi dice loro di andare di sopra e poi le dice di calmarsi. Dice che starebbe meglio e che dovrebbe andare di sopra con lui. Poi accetta e salgono insieme in camera da letto. Successivamente, l'altro uomo consegna all'uomo la lettera di dimissioni. Questo lo sorprende molto, e l'uomo dice che non poteva fargli questo, ma l'altro uomo dice che l'ha già fatto. L'uomo ha poi affermato di aver dedicato tutta la sua vita a quell'azienda e che il suo capo non poteva fargli questo. Ha detto che aveva lasciato la sua famiglia per potersi concentrare su quell'azienda, ma il suo capo dice che è stato licenziato e non c'era niente che potesse fare per cambiare la situazione. L'uomo poi dice che non lo accetterebbe e chiede al suo capo di spiegarglielo. Il capo poi dice che spiegherebbe il motivo del licenziamento e dice che l'uomo è stato licenziato perché non aveva istruzione. Dice che la sua azienda aveva bisogno di qualcuno con un'istruzione superiore e che l'uomo non l'aveva e che, per questo motivo, era obsoleto, perché non si aggiornava. Il capo poi dice che aveva una mancia per l'uomo e dice che dovrebbe approfittare dei soldi che avrebbe preso dalla cassa integrazione e che dovrebbe aprire un negozio, perché se non lo facesse, morirebbe di fame. L'uomo ha poi detto che non poteva essere licenziato, poiché aveva bisogno di quel lavoro per pagare la casa e la scuola di suo figlio. Ha detto che aveva davvero bisogno di quel lavoro, ma il capo dice che non è un suo problema e che non gli importa dei problemi dell'uomo. L'uomo quindi chiede al suo capo di ripensarci e di non licenziarlo, ma il capo dice che aveva già preso la sua decisione e chiede all'uomo di andarsene. Chiede al suo capo di dargli un'altra opportunità, perché quando era in azienda, ha sempre fatto del suo meglio per fare le cose giuste. Dice che voleva restare lì perché aveva davvero bisogno di quel lavoro. Il capo poi dice che non voleva sentire le scuse dell'uomo e gli dice di lasciare l'azienda in quel momento. L'uomo poi lascia la compagnia triste e poi pensa a tutto quello che aveva perso. Dice che aveva dedicato tutta la sua vita a quella compagnia e ora se ne andava senza niente. Dice che aveva sacrificato la sua famiglia e i suoi amici per quella compagnia, ma che ora non gli è rimasto niente. Comincia allora a pensare a cosa potrebbe fare adesso, ma non gli viene in mente niente e comincia a rimpiangere tutti gli anni che aveva dedicato a quell'azienda. Poi arriva a casa sua molto triste e non trova nessuno lì.
Ne è sorpreso e poi inizia a cercare sua moglie e suo figlio. Poi sale le scale di casa sua e va in camera sua. Quando arriva nella stanza, inizia a sentire delle voci. Sente suo figlio chiedere se la donna si sente meglio. In quel momento, l'uomo entra nella stanza e chiede cosa stava succedendo lì. Il ragazzo chiede quindi perdono a suo padre e dice che non ha potuto resistere al fascino della donna. La donna poi dice di averlo fatto con suo figlio, perché non apprezzava la donna che aveva. Ha detto che era stanca di affrontare tutto questo, perché l'uomo non era al suo fianco e che voleva di più dall'uomo. Ha detto che ha sempre cercato di compiacere l'uomo, ma lui pensava sempre al suo lavoro e non gli importava mai di lei. In quel momento, l'uomo si è arrabbiato e dice che la donna si lamentava sempre del fatto che lui lavorasse, ma quel lavoro era quello che pagava tutto quello che lei usava. Poi dice che era stanco di sua moglie e poi le dice di lasciare la sua casa. Poi va da suo figlio e dice che ora dovevano parlare. Il ragazzo chiede perdono al padre e dice che è stata anche colpa sua. Ha detto che era molto dispiaciuto per quello che aveva fatto e che era colpa sua e si è scusato con suo padre. L'uomo quindi non sa cosa dire a suo figlio, e così continua a chiedere perdono a suo padre. Ha detto che aveva solo bisogno che suo padre lo perdonasse, poiché era molto dispiaciuto per quello che aveva fatto. L'uomo poi dice che non poteva serbare rancore nei confronti di suo figlio poiché era suo figlio. Il ragazzo poi ringrazia suo padre e lo abbraccia.